Buongiorno e benvenuti a tutti. In genere si ha un'idea più o meno precisa degli animali che ci possono ferire mortalmente a causa della loro fama, del loro aspetto oppure della loro dimensione. Solo che esistono molti altri animali pericolosissimi, ma che non sembrano esserlo. Possono sembrare carini, buoni e innocenti, ma possono anche rivelarsi temibili e difendersi ferocemente quando la situazione lo richiede. Oggi ti propongo di scoprire gli animali che sembrano carini, ma in realtà sono pericolosi. La foca leopardo sembra così carina che tutti apprezzano questo animale che sembra, da lontano, molto amichevole. Solo che ci si dimentica molto spesso che è in cima alla catena alimentare nel suo ambiente, che è l'Antartico. Non è sicuramente con questo predatore che vuoi nuotare. È potente, curioso e audace. E soprattutto è famoso per essere in grado di andare a caccia di esseri umani, anche se le sue prede sono piuttosto i pinguini. Peraltro, il nome che le è stato attribuito la dice lunga sul suo carattere. È la più pericolosa e la più feroce delle foche. Veloce e potente, può affliggere ferite mortali, se non addirittura uccidere un essere umano. Così il 22 luglio 2003, una biologa 28enne che faceva snorkeling in Antartico è morta dopo essere stata presa e trascinata in fondo al mare dall'animale. Se l'animale è sicuramente più curioso che cattivo, come misura precauzionale, in Antartico si vieta qualsiasi immersione e si richiede che i sub escano dall'acqua ogni qualvolta che una foca leopardo viene avvistata vicino ad imbarcazioni. I panda sono mammiferi davvero carini che somigliano ad enormi pupazzi. Hanno anche la fama di essere inoffensivi e coccolosi, con un'abitudine divertente nello starnutire. Purtroppo la verità è tutt'altra. Ovviamente sono molto carini, questo è innegabile, ma non azzardarti a dar loro un abbraccio. Rischieresti di pentirtene subito dopo. Eh sì, i panda sono molto selvatici, decisamente di più di ciò che si potrebbe immaginare. Per fortuna non rischi di trovarne vicino casa tua, visto che vivono soltanto al centro della Cina, in regioni montuose ricoperte da boschi in alta quota, come ad esempio nel Tibet orientale. Quindi non preoccuparti. E per quanto riguarda i panda addomesticati, sono decisamente meno pericolosi rispetto a quelli che sono selvatici. Tuttavia è meglio non avvicinarsi troppo, perché queste creature, sotto il loro aspetto carino, possono tagliare una testa in un batter d'occhio. Infatti il morso di un panda è uno dei più potenti tra tutti i carnivori. Alla fine, anche se sembrano adorabili, in realtà sono aggressivi, e anche quando vengono addomesticati, i panda rimangono selvatici per istinto. Con i suoi occhi sporgenti, il lori è sicuramente il mammifero più adorabile del mondo e i suoi video virali fanno spesso il giro del web. Ma sarebbe comunque meglio trovare un altro compagno per il quale impazzire, perché questo qui è il mammifero più velenoso del mondo. Le specie di lori sono numerose e quello che viene chiamato lento pigmeo è particolarmente pericoloso. E non è l'unico ad esserlo, perché anche il lori lento della sonda possiede un veleno estremamente tossico. Il lori non morde a destra e a manca, è aggressivo solo quando si sente minacciato. Invece, se ciò accade, il lori può far subire alla sua vittima uno shock anafilattico, tra le altre conseguenze. Peraltro, secondo gli scienziati, il morso del lori è più o meno equivalente a quello del cobra. Questi piccoli mostri sono davvero terrificanti. Il bel color giallo di questa rana potrebbe benissimo attirare la tua attenzione, tuttavia sarebbe molto meglio starne alla larga se la incontri. E ha ragione, proveniente dalla regione di Choco e di Valle della Cauca in Colombia, la Phyllobates terribilis, della famiglia dei Dendrobatidae, è la rana più velenosa del mondo. Il suo veleno può uccidere da 10 a 20 uomini con un semplice contatto. Non è incredibile? Tuttavia, se il suo veleno è così tossico, è per dovute ragioni. In realtà la Phyllobates terribilis si alimenta di insetti e di artropodi che contengono alcaloidi, vale a dire delle molecole che contengono un atomo di azoto. Dopodiché queste rane prendono questi alcaloidi e li modificano chimicamente per far sì che diventino un veleno, la batracotossina. Alla fine questa specie di rana secerne questa tossina attraverso piccole ghiandole della sua pelle e dopodiché può usarla in qualsiasi momento. Da credere che le Phyllobates terribili sono specie di una pericolosità estrema, ma non per gli amerindi. Questi ultimi le usano per avvelenare le loro frecce della loro cerbottana, sfregandole in precedenza sulla pelle della Phyllobates terribilis, quando è viva. Con queste freccette, in questo modo, possono uccidere degli animaletti come i tapiri.
L'ornitorinco è un animale adorabile, prevalentemente grazie al suo becco ad anatra e ai suoi occhi che sembrano davvero innocenti. Si potrebbe persino credere facilmente che sia perfettamente inoffensivo, visto che è piuttosto carino. Invece no, per niente. Si tratta di un animale semi-acquatico, molto pericoloso. Infatti questo mammifero è velenoso, non morde, ma punge. Il suo veleno è molto tossico, somiglia a quello dei serpenti e dei ragni, e si penserebbe male nel sottovalutare il dolore provocato dal veleno dell'ornitorinco. Viene descritto come atroce e i medici parlano persino di tossine. Soltanto il maschio porta un pungiglione sulle zampe posteriori che può sprigionare veleno in grado di paralizzare una gamba umana o persino di uccidere un cane. Tuttavia niente panico, è possibile incontrare questa creatura soltanto in Australia dell'Est. Ecco il polpo dagli anelli blu, un polpo che vive sulle coste del sud-est dell'Australia, in Nuova Caledonia e nel bacino dell'Indo-Pacifico. Tra tutte le specie di polpi, questa è sicuramente quella più attraente e quella più bella, e di solito il suo colore varia dal grigio al giallo pallido. Ma quando questo polpo si sente minacciato, si copre le spalle con una cinquantina di anelli di un blu luminescente. Quando questo accade, la piovra cerca di mandare un messaggio chiaro al resto del mondo: non avvicinarsi. E se la sua minaccia non si allontana alla svelta, bene, finisce per pentirsene molto ma molto amaramente. Infatti, nonostante la sua piccola dimensione, è uno degli unici cefalopodi in grado di uccidere un essere umano. Come? Bene, questo polpo dispone di un veleno pericoloso chiamato tetrodotossina. Questo veleno provoca un distress respiratorio e tutte le vittime umane del polpo dagli anelli blu rischiano purtroppo la morte se non vengono trasportate velocemente in un centro medico. Inutile dire che è meglio non avvicinarsi a questo piccolo e bel cefalopode che sembra inoffensivo, ma in realtà è un killer orgoglioso. Questa specie di pesce è un tetraodontide, vale a dire che possiede la capacità di gonfiarsi fino a moltiplicare di più volte la sua dimensione, rendendolo impossibile da mandare giù per i suoi predatori. Ma in realtà non ha nemmeno bisogno di questo trucco per far fronte ai predatori. Infatti il tetraodontide è il vertebrato più velenoso del mondo, dopo la Phyllobates terribilis di cui abbiamo parlato. Il veleno che il tetraodontide secerne, la tetradotossina, paralizza il diaframma di qualsiasi essere umano a contatto con lui. Ti consigliamo di non ordinarlo al ristorante, solo che viene mangiato. Una specie di tetraodontide, il pesce fugu, il quale contiene anch'esso tetradotossina, viene considerato come un buonissimo piatto in Giappone, in Corea e in Cina, quando viene preparato da chef appositamente formati, che sanno specificamente prepararli e sanno determinare a che punto la carne può essere consumata cruda, senza pericolo. Eppure ogni anno esiste una manciata di morti causate dalla degustazione di questo pesce squisito. Hai già visto nell'acqua uno di questi molluschi carini a forma di cono e dai colori cangianti? Se sì, allora ti è forse venuta l'idea di raccoglierli per portarli a casa. Attenzione, questi piccoli molluschi in apparenza inoffensivi sono forse dei conus e possono racchiudere un veleno dei più pericolosi. Il cono geografico, specialmente, benché sia molto bello, contiene un veleno mortale. Lo si trova nell'Oceano Indiano, ad ovest dell'Oceano Pacifico. Il suo mollusco è di colore marrone, cosparso di macchie bianche, e misura 16 cm. Quindi se un giorno che sei in vacanza trovi un mollusco del genere, non toccarlo per nessun motivo. Dispone di un'arma temibile, un pungiglione contenente un veleno folgorante che paralizza la sua vittima e la uccide in qualche istante. Se il cono geografico punge un essere umano, quest'ultimo morirà nel 70% dei casi in meno di 2 ore. Questo effetto è dovuto alla composizione del suo veleno, di nome conotossina. Quest'ultima provoca una paralisi dei muscoli, compresi i muscoli respiratori, e a peggiorare le cose, a causa della complessità della composizione di questo veleno, non esiste nessun antidoto efficace contro la puntura del cono geografico, ma c'è da dire che morire a causa di un mollusco vuol dire avere proprio sfortuna. Ora passiamo al nostro animale preferito e a quello che non avremmo mai potuto immaginare su questa lista, il pinguino. Questo uccello elegante si caratterizza per il suo carattere adorabile e un po' goffo, e a differenza degli animali che ti ho già fatto vedere in questa lista, nessun tipo di pinguino è velenoso. L'unico problema di questi bei animaletti è quello che perdono completamente l'aspetto carino che hanno quando sorridono su una foto. L'interno del becco di un pinguino è pieno di piccole punte affilate sulla sua lingua e sulla parte superiore del palato, e benché ciò somigli a un incubo, ciò ha un motivo molto importante. A differenza di gran parte degli animali che mangiano prede già morte, i pinguini tendono a mangiare prede che, oltre ad essere ancora in vita, hanno anche una pelle viscosa.
viscosa e scivolosa, e sono queste piccole punte taglienti all'interno del loro becco che intrappolano le prede che lottano ancora per sopravvivere e fuggire dall'interno del becco di questi animali. Insomma, i pinguini rimangono estremamente carini finché aprono il loro becco. Allora, quale di questi animali, tutti gentili in apparenza, ti sembra quello più minaccioso? Diccelo nei commenti. Detto ciò, se il video ti è piaciuto, non scordarti di mettere un pollice blu, di condividerlo con i tuoi amici e di iscriverti al canale. A domani, stessa ora, stesso canale, per un nuovo video.